Ciao a tutti, oggi nuovo video sui miei oli preferiti. Sono oli che utilizzo sempre, che ho sempre in casa, che tendo a ricomprare ogni volta e la caratteristica che li accomuna è che sono tutti quanti oli multifunzione, cioè possono essere utilizzati per varie parti del corpo e in varie occasioni. Io ho poco tempo, poco spazio, ho bisogno di qualcosa di pratico, quindi di andare al sodo e di avere prodotti che mi permettano di fare più cose contemporaneamente o comunque di essere utilizzati in più occasioni, in modo tale da risparmiare comunque spazio, tempo e fatica. Iniziamo subito. Il primo olio che ho sempre, per me è un must, non posso stare senza, è sicuramente l'olio di argan. Io ho questo che non è di nessun brand, l'ho comprato in un'erboristeria, sono 30 ml, l'ho pagato circa 16 euro, un po' caretto, su internet si può trovare sicuramente a meno, infatti quando lo ricomprerò lo prenderò sicuramente su internet, e per me l'olio di argan è un po' un must, uno di quei prodotti senza cui non potrei stare, lo utilizzo per tutto, in tutte le occasioni, lo utilizzo d'estate, dopo il sole, lo utilizzo d'inverno, dopo una giornata particolarmente fredda, magari dopo aver sciato, quindi dopo avere il viso che tende con la pelle un po' a tirare. Da quando ho questo non utilizzo assolutamente più maschere idratanti, metto sempre solo olio di argan. Si può utilizzare dopo che uno ha un'irritazione, semplicemente per rinforzare la pelle. Per me è un must, ops. E si può utilizzare anche sulle mani, sulle unghie, sui capelli, sul corpo, è un po' costosetto, quindi io principalmente tendo ad utilizzarlo solamente in viso, ma si può utilizzare per tutto ed è un olio pregiato, quindi secondo me ne vale assolutamente la pena perché questo fa la differenza. Io lo utilizzo anche come contorno occhi, in momenti in cui vedo l'occhio un po' affaticato, un po' tirato, un po' secco, quando il contorno occhi vedo che ha bisogno di quel qualcosa in più, e allora lo utilizzo anche come contorno occhi, non in questa versione ma in questa che è una versione praticamente roll-on. Sono entrambi, eccolo qui, vedete il roll-on, e me lo metto come contorno occhi. Questo me lo porto sempre dietro quando vado via per qualche weekend o in vacanza, perché appunto lo utilizzo come contorno occhi anche in varie parti del corpo a necessità. Entrambi sono ovviamente olio di argan puro al 100%, e questo vale per tutti gli oli che vi mostrerò, perché secondo me è fondamentale acquistare gli oli puri. Non importa se puzzano, se non puzzano, devono, cioè nel momento in cui acquistate un olio, lo acquistate per un motivo, quindi per avere dei benefici, perché ogni olio ha le sue caratteristiche, è importante che siano oli sempre puri, accertatevene, fondamentale. Poi, secondo olio, probabilmente il più utilizzato, è l'olio, eccolo qui, scusatemi, è l'olio di jojoba. Io questo l'ho acquistato, anche questo, al Biosapori vicino casa, comunque l'ho trovato dappertutto. Non è tra gli oli più economici, perché anche questo comunque non costa pochissimo, non è neanche tra gli oli più comunque costosi. E io questo lo adoro, perché va bene veramente per tutto. Io lo uso dentro alle maschere idratanti come struccante bifasico abbinato allo struccante normale, metto in una barattolina un po' di struccante normale, un po' di olio di jojoba, miscelo, struccante bifasico, viene fuori perfetto. Lo si può utilizzare sui capelli come leave-in a capello bagnato, si può utilizzare sul corpo, lo aggiungete un po' di crema viso, un po' di crema corpo e viene fuori una crema più corposa. Veramente va benissimo per tutto, è l'olio che sicuramente utilizzo in più occasioni, perché lo potete veramente mettere ovunque. E io lo utilizzo addirittura, me lo metto questa classica pompetta, io metto una goccia su ogni unghia, quando metto lo smalto mi asciuga lo smalto più velocemente, lo fa durare più a lungo. Secondo me è straordinario. Questi sono 50 ml, non ricordo quanto l'ho pagato, credo circa 10 euro, forse poco più, e un po' di più forse. Comunque siamo circa lì, dipende poi da dove lo acquistate, su internet, solito discorso, come tutto, si può sicuramente trovare qualcosa a meno. Comunque, olio di jojoba eccezionale. Altro olio multiuso che utilizzo tantissimo, utilizzo per tutto, è l'immancabile
olio di cocco, come non citarlo. Io ho questo di Akamuti, sono 150 grammi per circa 9 euro e io l'ho preso sul sito di Acobelli. A parte che l'olio di cocco ha questo profumo che è spettacolare, secondo me è veramente spettacolare. E poi si può usare per tutto, questo ve lo potete mettere come impacco sui capelli. Per struccarvi, strucca benissimo e velocemente. Io lo utilizzo dopo la doccia, pelle bagnata, me ne passo un pochino e mi idrata quando ho poco tempo. È eccezionale. Si può utilizzare per fare lo scrub, per fare impacchi vari anche sul corpo. L'olio di cocco veramente si usa per tutto. O se andate via un weekend, o una vacanza, o tutto, portate questo e vi fa, diciamo, un po' da tutti i prodotti che possono servire, lo trovo eccezionale. E poi comunque a chi piace il profumo di cocco, ovviamente, altrimenti non va bene, ha questa profumazione fantastica e quindi è super consigliato. Questo ha un PAO di 6 mesi, il mio mi sa che siamo lì lì coi tempi, infatti non ha più la profumazione di prima, sento che inizia un po' ad aver perso la profumazione e mi sa di averlo da più di 6 mesi, tra l'altro, anzi sicuramente. Quindi ora sto cercando di finirlo il più in fretta possibile. Comunque, consigliatissimo. Poi, altro olio, che non è proprio un olio essenziale, però per me è irrinunciabile, è il tea tree oil. Questo è purificante, antibatterico. È perfetto, io lo faccio così col dito, ne metto un po' e poi lo metto sui brufoli, oppure quando ho un pochino di pori dilatati, di brufoletti sotto pelle, quando voglio un po' purificare la mia pelle. Eccezionale, usato così. Lo mescolo alla mia maschera viso, lo metto dentro al mio sapone intimo, che il mio sapone intimo è alla calendula, con questo diventa anche purificante antibatterico. Lo potete inserire dentro al vostro shampoo. Insomma, è perfetto e il risultato si vede, perché io dopo qualche giorno che utilizzo questo già il brufolo inizia a ritirarsi, poi iniziano a chiudersi, il risultato si vede. Si può utilizzare anche come vapori, quindi messo dentro a un pentolone di acqua calda, mettete qualche goccia dentro e vi fate i vapori per le vie respiratorie, per la gola e per il viso, comunque per la pulizia del viso. Va bene per tutto. Quindi tea tree oil, altro olio, diciamo che da me non manca mai. Fantastico. Infine ho altri due oli che sono un po' più particolari, ne uso un po' di meno, però io non ne faccio mai a meno in casa perché hanno il loro perché, secondo me. Uno è l'olio di ricino, questo sono 50 ml e l'ho pagato circa 3 euro, 2,50 euro, 3 euro in farmacia. Ne ho ancora parecchio perché voi non vedete, ma arriva qui. E questo fa la differenza. Io lo utilizzo come rinforzante per le ciglia e come rinforzante per le unghie. Tra l'altro, se vi interessa, vi lascio il link al mio blog e lì troverete tutte le ricettine homemade in cui ho inserito i vari olietti. Li ho utilizzati quasi tutti per le mie ricettine e quindi potete magari avere qualche spunto in più. Io questo appunto nel blog troverete tutto, lo utilizzo sulle ciglia la sera e ho fatto un mini barattolino con un barattolino di smalto finito, ho fatto un mix rinforzante per le unghie, dentro c'è anche questo e la differenza si vede, le mie unghie sono più forti, più dure, non si sfaldano, meno secche, più bianche, insomma eccezionali. Veramente la differenza l'ho vista, lo utilizzo, questo mix lo stendo sulle unghie circa un paio di volte a settimana, uno o due volte, insomma, ogni volta che mi sistemo le mani, comunque lo utilizzo sempre. E l'olio di ricino, immancabile. Infine, ultimo, ma sicuramente non ultimo, che è una cosa molto più particolare, è la vitamina E pura al 100%. Ed è sotto forma, io ce l'ho sotto forma di olio Vea. Questa è proprio vitamina E pura. Chi ha figli, insomma, le mamme sicuramente me la conosceranno bene perché si utilizza molto in gravidanza e durante l'allattamento, è consigliato. Io lo utilizzo proprio come vitamina E. Questa è estremamente pratica perché appunto è abbastanza corposa, sì, non so se riuscite a vederlo.
sotto forma di gel trasparente e io la utilizzo sulle labbra quando sono a necessità, se avete delle screpolature particolari sulle mani, lo potete mettere su tutto il corpo, se avete degli eritemi, delle screpolature, va bene anche nelle parti intime. Nel viso la vitamina E è un antiossidante pazzesco, ristruttura la pelle, la rinforza, è molto pregiata, insomma, proprio per queste caratteristiche. Io lo metto anche nella mia maschera, cioè praticamente faccio un miscuglio di tutto, chi più ne ha più ne metta. Quando ho tempo, le rare volte in cui ho tempo, mi faccio la maschera al Gasul e dentro ci metto di tutto e di più. Quindi tea tree oil, olio di jojoba, olio di argan, olio vea con la vitamina E. Metto dentro di tutto e di più. Se volete la ricetta, trovate tutto nel blog. E diciamo che faccio un bel pappone, metto in viso. E via. Il risultato comunque è fenomenale, nel senso che la pelle veramente è molto più bella dopo questo miscuglio e diciamo che economicizzo in tempi e tutto e faccio maschera purificante, anti-age, idratante, tutto dentro. Perfetto, nessun problema. E inserisco sempre anche un pochino di olio vea proprio perché appunto è anti-aging ed è perfetto tra l'altro per tutti i tipi di pelle, quindi non crea nessun tipo di problema. Non è importante che sia olio vea, se voi trovate la vitamina E in altri formati, che non sia magari oleosa, ok, va sempre bene ovviamente. Per me il fatto che sia sotto forma di olio è molto pratica e questo qui tra l'altro è più che altro tipo gel e è ancora più pratico perché lo potete, essendo un olio così denso come un po' l'olio di ricino, anche lui è abbastanza corposetto, lo potete mettere appunto anche nelle parti infiammate sul corpo, la stendete un po' ed è perfetta. Che dire, ecco qua, questi erano diciamo i miei oli preferiti. Come avete visto, sono oli che si possono riutilizzare un po' per tutto ed è una delle caratteristiche principali loro che appunto io apprezzo molto perché stringi, stringi, poco tempo e poca fatica, fa sempre bene. Quindi, ragazze, alla prossima e spero che il video vi sia piaciuto. Ciao!